sono fra noi i bravissimi verticalisti, i Lia Zed. Eccoli qui i nostri verticalisti, che loro sono giamaicani? Sono giamaicani e si chiamano i Lazed. I Lazed ci presentano questa sera il loro numero che si chiama numero di mano a mano. Per un motivo che il portor Omar tiene la giovane figlia che si chiama Zaida in equilibrio sulle proprie mani. E quello si chiama mano a mano. Ho capito, adesso lo vedremo, no? Certo. Poi sono simpatici, eh? Sei molto attento, eh? Sì, guardo attentamente tutto perché mi piacerebbe imparare. Attenzione a questo esercizio. Grandi, grandi. Equilibrio con un braccio solo, perfetto. Attenzione, verticale in squadra, la salita con un braccio, in equilibrio con un braccio solo, due volte. Una forza incredibile, questa ragazza è bravissima. Una forza pazzesca! Delle flessioni in squadra, in equilibrio con un solo braccio. Perfetto, Zaida! Cosa ne dici, Giorgio? Lo fai anche tu, vero? Non dico, non tutte parlo. Tutte le mattine. Non pa- a te le sveglia, eh? Attenzione. Esercizi sempre più difficili. Adesso assisteremo a una a un doppio equilibrio. Zaida effettuerà una verticale sulla schiena del proprio partner. A sua volta anche lui in verticale, perfetto. Attenzione senza mani. Difficilissimo questo doppio equilibrio, difficilissimo. Grande gioia da parte del papà. Chiedono ancora musica. Degni della propria tradizione, tu sai che loro provengono da un'antica famiglia circense? E la mamma di Zaida è stata la prima donna al mondo, Katie Yards, che ha compiuto il triplo salto mortale sui volanti. Attenzione. Una spugnettina sul collo, per non scivolare. Attenzione, doppio verticale anche qui. Bellissimo. Eccezionale. E formano delle figure geometriche stupende. Per il portore è difficilissimo mantenere l'equilibrio con la propria patta sulle spalle. Se
soprattutto sul collo, eccezionali, bravissimi, non ho parole, guarda Giorgio. È proprio vero, al grande circo di Rete 4 si vedono delle attrazioni incredibili, ma non è finita qui. Attenzione, attenzione, che Giorgio? Succede adesso? Ma cos'è questo, un'astronave? Stai molto attento a questo esercizio finale. Via le scarpette, cosa accadrà? Omar compirà la discesa della scala non solo con la propria partner sulle spalle, ma lei a sua volta dovrà tenere in equilibrio questa trinca. Guarda, non si può fare più di così. Basta guardare, niente più parole, Ambra. L'ultimo scalino. E olè, vai alla grande! Esercizio eseguito alla perfezione, bravissimi. Sei arrivata Ambra finalmente. Eccomi qui da te, Giorgio. Ho dovuto fare una gran confusione prima con Scimemi. Vabbè, adesso è imprevedibile Scimemi, imprevedibile. Questi sono calcio. No, una partita di football americano. Ah, football americano. Ma chi? Tra uomini? Chi sono? Eh no, tra uomini adesso. Vedrai quali sono. Vedrai la squadra avversaria. È composta da dei giocatori molto particolari. Eccoli che arrivano. Non posso crederci, bellissimo. Ma questi sanno giocare? Vedrai. Questa squadra deve essere forte, eh. Hai mai visto una partita di football così? Ma che bello. 4 contro 4, no, 5 sono questi, Ma che belle, con le maglie. Via, sono partiti. Ah, devono segnare veramente. Vediamo cosa succede. Devono mandare, come vedete, il palloncino sopra, al di sopra della sbarra. Io sono la squadra blu, Io tipo per la squadra blu. Dai, io invece sono per i verdi. Ecco, allora, forza, dai, i palloncini sono tutti sgonfiati. Abbiamo la difesa che passa niente, al centrocampo. Niente, non si riesce. Gol! No, ha vinto la squadra verde alla grande, 1-0 per me. 1-0. Vediamo se ce la fanno. Mi sa che scoppia anche questo. Fuori, fuori. Stanno correndo tutti dietro il pallone. Ah, fuori campo, rientrate tutti, mi raccomando. Via con il pallone. Uno pari. Giorgio, mi dispiace, non siamo più forti. Vediamo adesso cosa succede. Continuano a giocare i nostri cagnoloni. Attenzione. Ma sempre il punteggio è di parità. Si mantengono. C'era anche un po' d'acqua in braccio al signore. Finalmente! E si sono proprio arrabbiati, perché l'arbitro non deve essere molto parziale. Gol, l'ho segnato io, 2-0, abbiamo segnato. No, lui. Che 2-0, 2-1, Ambra, non scherziamo. Mi sono lasciata prendere dall'euforia. Tutti in panchina, intervallo. Primo tempo, via. Secondo me la vinciamo noi la partita, Giorgio, mi dispiace. Vediamo, vediamo. Un attimo di relax e riprende il secondo tempo, via! Che stacco di gas, guarda, guarda che... Via, altra palla in gioco! Boom, 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 attenzione, boom! Olè, scoppiato anche questo! Si è fatto male, attenzione. No, niente, no. Non ne vuol sapere. Abbiamo un giocatore infortunato, niente, ci vuole la barella.
Pronti, ecco che arriva la barella. Si è fatto male, non ce le sai, nelle partite di football succede anche questo. È uno sport abbastanza pericoloso. Ma io lo vedo bene, il triatori. Eccolo qua, lo sapevo io. Si riprende, forza. 2-1 per me. Vai, vai col pareggio, alla grande, eccolo. La squadra di Verdi. Ah, ma gli hanno parato via il pallone, scusa. Stava andando in porta. Ai, ai. Rigore, questo è un rigore, mi dispiace, è un rigore? Qui sì. È successo qualche cosa, andiamo a vedere cosa succede. Qui c'è stato un fallo, mi dispiace. No, no, tutti al proprio posto, vediamo un po' cosa organizzano gli Altov. C'è un cambio di giocatore, eh? Sì, espulsione, questa è un'espulsione, mi dispiace. Te l'avevo detto, hai visto? È vero, è vero, l'hanno cacciato via, d'altronde, insomma, se l'è cercata, Attenzione, perché abbiamo un nuovo giocatore di football, Ma è Gullit quello? E quello è proprio Gullit, almeno dai capelli sembrerebbe, cosa dici tu? Ma che belli questi cagnoloni! Gullit deve battere un rigore, Il portiere si mette il casco, non si sa mai. Attenzione. Guarda che bello che è con il casco. È a favore tuo sto rigore, ci picchi. Come buffo. Attenzione. Meno male. E niente, è rimasto un pallone, lo vuol far scoppiare. Ce la fa.